con noi in studio abbiamo la dottoressa Annalisa Subacchi. Buonasera e benvenuta. Buonasera, Un volto grazie. che già voi telespettatori conoscete molto bene perché insieme a lei stiamo intraprendendo questo percorso dedicato alla salute, all'alimentazione corretta con Sapere in Salute. Oggi abbiamo scelto un argomento direi molto interessante, non l'ho Esatto. presentata nel modo giusto. Io voglio ricordare che lei è nutrizionista, biologo, esperta in test per le intolleranze alimentari ed è presidente dell'associazione Aliac Onlus, che è l'associazione per la lotta alla celiachia. Allora, insieme a lei oggi affronteremo una tematica che tocca un pochino tutti, ovvero quello della giusta dieta Esatto. a seconda se siamo uomini, donne, bambini e Certo. dell'attività che noi facciamo, ma Esatto. soprattutto parleremo anche di intolleranze alimentari, Esatto, perché bene o esatto. male tutti noi ne soffriamo. Certo, visto poi il periodo della remise in forma, il periodo primaverile, ho voluto scegliere proprio come argomento la dieta giusta, proprio perché c'è tanta confusione in questo campo. Ci sono le diete fai da te, le diete all'ultimo minuto, quindi tutti che vogliono perdere quei chiletti che sono stati presi durante il periodo invernale. Vi ricordo sempre che la dieta non è da Natale a Capodanno, ma è da Capodanno a Natale, quindi cerchiamo di imparare a mangiare. La dieta giusta intesa come uno stile di vita. Se diventa il mio stile di vita, quindi imparo a mangiare correttamente, a nutrirmi correttamente, non avrò più problemi di peso e quindi non dovrò sempre lottare con i miei chiletti in eccesso. Anche perché molto spesso ci si mette dieta All'ultimo. all'ultimo o comunque si decide di intraprendere comunque una corretta alimentazione, ma Certo. spesso se non si eliminano gli alimenti Che danno che fastidio al danno nostro fastidio al nostro corpo? corpo, Certo, non il serve peso non assolutamente niente. diminuisce Esatto. e non si risolvono tutte le varie problematiche poi collegate al Certo. sovrappeso, che sono dalle più svariate, no? Dal mal di Esatto. testa all'acne, a Esatto. problemi La del derma, cellulite la anche. cellulite. Esatto, soprattutto anche per gli allergici, visto il periodo di grandi pollini, se non limitano nella loro alimentazione determinati alimenti che creano loro questo stato perennemente di infiammazione, rischiano di gonfiarsi e quindi di non riuscire a perdere questi chili in eccesso e di stare male anche fisicamente. Quindi cerchiamo di prevenire per arrivare in estate in forma smagliante. Ecco, diciamo che con lei quindi si può parlare di dieta secondo le intolleranze alimentari, che Esatto, poi è anche il esatto. titolo del libro che lei ha Esatto. scelto di pubblicare, Sì. nel quale non solamente si trovano diciamo le soluzioni alle varie tipi di Tipologie di problematiche intolleranze, che si allergie. hanno, ma Certo. soprattutto lei analizza quali test si possono fare, test in Esatto. laboratorio. Oggi ne Esatto. ha portato qui uno che a Sì. me piace tantissimo, l'ho Sì. già conosciuto. Questa è la calorimetria in diretta, è un test che è stato inventato per la prima volta in America, quindi l'America è sempre all'avanguardia, e va a determinare il metabolismo basale, reale, di una persona in base alla produzione di anidride carbonica. Quindi basta semplicemente respirare all'interno della macchina, in base a quanta anidride carbonica produciamo, si capisce se il mio metabolismo è accelerato oppure decelerato. Quindi più anidride carbonica, più sostanza di scarto io produco, più il metabolismo funziona. Quindi è utilissimo anche nel comporre un'alimentazione perché si può capire al 100% cosa brucia una persona e quindi la si può bilanciare la sua dieta nel modo più corretto possibile. Bene, quindi abbiamo capito di che cosa parleremo con lei, tra le altre cose capiremo anche perché molto spesso si diminuisce l'introito del cibo E non si smaltisce, non si perde peso. e non si perde peso, Esatto. quindi capiremo perché a volte si fa la fame Esatto, e e magari non serve a non niente, magari dimagriamo. servirebbero aumentare le calorie o aumentare la qualità degli alimenti, migliorare la qualità degli alimenti. Bene, allora insieme a lei faremo diversi esempi, quindi state attenti perché daremo poi anche delle indicazioni importanti per quanto riguarda i vari test a seconda delle intolleranze o allergie che si hanno. Il nickel è una problematica Sì, vi ho portato un esempio sul nickel. che colpisce molte Sì. persone con diversi disturbi importanti, Certo, dai certo. più leggeri, non so, all'eritema, fino ad arrivare Ma proprio a. l'assorbimento, anoressia oppure aumento di peso, quindi scariche di dissenteria oppure anche stitichezza. O quello che mi è successo recentemente, una persona afona perché è allergica al nickel, togliendo il nickel ha cominciato a parlare. Bene, quindi abbiamo capito che dall'alimentazione si possono ottenere
dei buonissimi risultati sulla salute. Abbiamo capito quale sarà l'argomento che tratteremo assieme alla dottoressa Subacchi e devo dire che lei ci porterà questa strumentazione che arriva dall'America. Allora, dottoressa, cerchiamo di capire quanto possa influire un'intolleranza o un alimento a cui noi siamo allergici per una buona salute. Certo, gli alimenti, sappiamo che le allergie e le intolleranze sono degli stati infiammatori del nostro corpo, quindi se andiamo a individuare quali sono le problematiche, riusciamo a disinfiammarsi. Quindi, come diceva prima, se l'infiammazione può portare delle gravi conseguenze agli organi del nostro corpo, agiamo proprio sul livello dell'infiammazione. L'allergia è una reazione immediata all'organismo, a un allergene, a una sostanza che viene introdotta o respirando o perché ci mettiamo una crema oppure perché ingeriamo l'alimento a cui siamo allergici. L'intolleranza invece è un abuso di una sostanza, quindi una sostanza che io continuo a consumare in modo metodico molto spesso a un certo punto può andare a intossicare i miei organi, il mio fegato soprattutto, e questa intolleranza può provocare quindi questo stato infiammatorio. Una volta individuato se si tratta di un'allergia o di un'intolleranza, si può procedere proprio con una dieta di disintossicazione. Se noi imparassimo a mangiare rispettando la stagionalità e quindi rispettando gli alimenti quando ci sono all'interno dell'orto, non avremmo problemi né di allergie né di intolleranze. Inoltre, se riuscissimo anche a consumare il cibo il più sano possibile, quindi cibo naturale senza coloranti e conservanti, che ultimamente stanno diventando problematici per la maggior parte delle persone, non andremmo incontro a queste problematiche di allergie e di intolleranze. Quindi la dieta giusta è una dieta basata in base alle nostre caratteristiche che vanno dal DNA, vanno anche alle caratteristiche lavorative, perché abbiamo la persona che fa i turni di lavoro, quindi non riesce a consumare i pasti in modo metodico e rutinario come per esempio una persona che è a casa tutto il giorno. Quindi la dieta è un po' come un bel vestito che va costruito ad hoc, in base a tutte le informazioni con la strumentistica che abbiamo a disposizione, in modo tale da creare quella situazione ottimale per alimentare il mio corpo e non incorrere proprio a problematiche serie. Ecco, sappiamo che lei ha preparato una serie di esempi, no? Sì. Per quanto riguarda le allergie, perché poi e le intolleranze sì. Sono dalle più svariate e esatto. Secondo la mia opinione, comunque sentendo nelle varie certo. trasmissioni così, solitamente si è intolleranti o allergici, nei sì. casi più gravi, agli alimenti che comunque noi mangiamo più spesso. Certo, o quelli che ci piacciono particolarmente di più. Mi è capitato spesso di allergici a frutta e verdura, allergici graminacee e pollini che adorino purtroppo solo frutta e verdura. Quindi il loro grado di alimentazione, la loro alimentazione è basata soprattutto su questi alimenti. Non con questo voglio dire che tutti quelli che consumano frutta e verdura sono allergici per forza, però a volte succede che c'è proprio una reazione, una cross reazione tra gli alimenti che consumiamo di più e le nostre allergie e le intolleranze. Vi ho portato degli esempi più che altro di persone che ho visto in ambulatorio dove è stata fatta visita mediante l'impedenziometria, che è quello strumento che mi misura i rapporti di massa grassa, massa magra, di ritenzione di liquidi, e in base a quelle informazioni che abbiamo e in base anche al loro stile di vita, alla loro alimentazione, è stata costruita una dieta ad hoc. Inoltre vi ho portato tre esempi principali di persone: una persona sovrappeso che doveva dimagrire in previsione di un intervento chirurgico, una persona allergica al nickel e un bambino. Quindi gli esempi che per me sono più significativi. Continuiamo a parlare con la dottoressa Subacchi dell'importanza dell'alimentazione e introduciamo l'argomento nel dettaglio. Certo, ho voluto portarvi questi tre esempi, quindi non guardiamo troppe cose, tre esempi che secondo me sono molto significativi. Il primo riguarda una persona, una donna, di 48 anni, quindi una classica persona. Questa persona si è sottoposta, diciamo che quando una paziente sì. viene da lei in studio, sì. farà l'anamnesi della situazione. Certo, certo, quella serve assolutamente. E dopo viene sottoposto al l'esame test dell'impedenziometria. Assolutamente. Che è fondamentale per capire diversi valori, parametri esatto. del nostro corpo. Alcune mie pazienti la chiamano questo test la bocca della verità.
perché ci dice effettivamente come si sta alimentando, in che modo si alimenta e ci dà un risultato dei rapporti di massa grassa, massa magra e ritenzione, che adesso andiamo a vedere insieme. È una donna di 48 anni. Si vuole alzare? Preferisce per i parametri o dice che sì, potrei anche alzarmi. Una signora di... Ha bisogno della biro? Grazie. 48 anni, alta 1,58 m, 103 kg e 7. Aiuto! Quindi immaginate 1,60 m di persona, 48 anni, quindi vicino alla menopausa, più o meno nel periodo della premenopausa, 103 kg e 7. Qui stiamo parlando di obesità grave. Esatto. Perché... La signora aveva necessità di dimagrire, non per estetica, ma perché doveva essere sottoposta a un intervento chirurgico all'anca. Quindi il chirurgo le aveva obbligata di perdere almeno 20-25 kg. Nel giro di poco tempo, io l'ho vista a maggio, l'intervento era previsto più o meno per luglio-agosto. La signora... Quindi 20-25 kg in 3 mesi? Esatto, quindi dovevamo lavorare molto velocemente. La signora era una casalinga, quindi aveva tutta la giornata da poter dedicare non solo alla casa ma anche a se stessa, quindi non aveva i turni lavorativi, quindi riusciva a prepararsi i pasti direttamente in casa. 39 kg di massa grassa, che corrisponde più o meno a un 40% del suo peso corporeo, quindi era già considerata in obesità quando grave. In realtà dovrebbe essere il massimo? Il massimo è il range di massa grassa tra i 7 e i 14 kg, lei ne aveva 39. Massa muscolare 36 kg, quando il minimo sindacale è 30, quindi vuol dire che questa persona era paradossalmente malnutrita. Quindi qui eravamo di fronte a un discorso non di iperalimentazione, non era una signora che mangiava di tutto di più, anzi era una signora che faceva soltanto 3 pasti al giorno, una misera colazione a base di caffè, un pranzo molto veloce perché non essendo a casa il marito non riusciva a prepararsi dei pranzi completi e una cena un pochino più sostanziosa perché tutta la famiglia si ritrovava. Infatti dall'indicazione di questo valore, che è l'indice di obesità, mi diceva che la signora non stava ipermangiando, il massimo è un 10, la signora mangiava per un 11,3. Per avere un'iperalimentazione avrebbe dovuto avere un valore pari a 20, 21, 22, quindi vuol dire che era una signora che mangiava dal primo al secondo al dolce, non era il suo caso. In ogni pasto. Esatto, aveva già provato a mettersi a dieta, però non aveva avuto dei risultati, perché il suo mettersi a dieta era ridurre ancora paradossalmente le quantità. Più di una volta io ho puntato su questo discorso della malnutrizione, perché esistono due diversi tipi di obesità. Il grande obeso che mangia di tutto di più e quindi continua ad aumentare di peso, ma anche la signora che non mangia niente e ingrassa soltanto con un bicchiere d'acqua. Quante di voi, quante signore dicono ingrasso soltanto a guardare l'acqua oppure soltanto a respirare? Probabilmente perché non stiamo mangiando bene. Immaginate di avere una Ferrari ma di non farle benzina. Non andrà mai, quindi devo cominciare a bilanciare meglio le entrate all'interno del proprio corpo. Il metabolismo basale, vedo lì che è 1500. È altissimo, è alto, infatti, quindi questa signora ha un buon motore, sta funzionando. E quindi come può aver raggiunto i 130? Allora, se guardiamo questo, l'angolo di fase, mi dà informazioni sulla qualità del cibo. La sufficienza scuole 6, quindi per mangiare bene io devo avere quel valore pari a 6. Questa signora pensava di mangiare poco e mangiare bene, ma come valore a 4. Quindi probabilmente accostava in modo sbagliato. Cosa mangiava, per esempio? Pranzo tipo poteva essere un pezzetto di formaggio, 2 fette di bresaola, un pacchettino di cracker. Ma quanti grassi abbiamo buttato dentro in un'alimentazione del genere? Oppure per esempio i legumi, i cornetti, che sono considerati già una proteina e anche un carboidrato, li utilizzava come contorno insieme alle patate e insieme magari a una bistecca oppure del pesce. Quindi associava tra di loro gli alimenti in modo scorretto, in modo sbagliato, pensando di mangiare poco.
una caramella, tre caramelle nell'arco della giornata, abbiamo già le stesse calorie di una mela. Ma che differenza hanno le tre caramelle da una mela? La mela è più ricca di micro e macronutrienti, le caramelle sono zucchero puro. E quindi lei continuava ad accumulare grasso e perdere il tono muscolare. Perché di una persona con 104 kg di peso non mi sarei mai aspettata 36 kg di muscolo, quando 36 kg di muscolo lo ha una persona normo peso 1,60 m per 50 kg. Quindi vuol dire che lei si mangiava la sua massa grassa, la sua massa magra, la sua muscolatura, quindi perdeva di tono muscolare. Ecco perché poi aveva dei problemi all'anca, aveva problemi anche a camminare. E continuava a immagazzinare massa grassa. Quindi sarà stata una signora con una circonferenza molto ampia. La slide successiva mi fa vedere a distanza di un po' di tempo, qui l'ho rivista il 15-12, quindi dopo l'intervento chirurgico, mi aveva perso 19 kg e mezzo. Quindi più o meno era riuscita a perdere quella ventina di chili prima dell'intervento e poi ha mantenuto questa perdita di 20 kg. Ah, quindi lei è riuscita a perdere 20 kg in tre... L'è riuscita a perdere. Io ho questa slide l'ho vista poi dopo l'intervento, quindi però ho visto... Era riuscita a perdere sì. Esatto. 20 kg in esatto. Mesi, Guardate come sono cambiati i valori. Da 39 kg, da 36 kg di ciccia è passata a 27. Quindi ha avuto una riduzione della massa grassa. Guardate la muscolatura, da quei 36 kg è arrivata a 38,9, 39 kg di muscolo. Quindi vuol dire che abbiamo convertito il grasso in muscolo, è questo che dobbiamo puntare. Non mi interessa il peso, mi interessa come è stata bilanciata la struttura fisica. Se poi guardiamo le entrate, questo come sta mangiando, addirittura mangia di più adesso. 12,7, vi ricordate prima che era un 11? Quindi vuol dire che sta mangiando di più e paradossalmente sta perdendo di peso. Non vi ho detto quanto pesa, a dicembre pesava 84 kg, quindi dai 103 ha cominciato a pesare sugli 84 kg. Quindi adesso non siamo più nella fascia dei grandi obesi. Esatto, ma siamo ancora nella fascia dell'obesità di primo grado. E paradossalmente è aumentato anche il suo metabolismo basale, certo, perché già certo. Non era basso 1580. Esatto. E adesso se non 1670 non erro, è aumentato. Per una donna. E quello che è aumentato è quell'angolo di fase, quindi la qualità alimentare, quel valore che vi dicevo prima. L'altra volta era 4,5, questa volta è 5,5. Questo valore mi dice anche una predisposizione all'obesità, quindi ho chi dimagrisce velocemente che ha quel valore intorno agli 8, 9, 10, quindi vuol dire che sono quelle persone che hanno un metabolismo velocissimo. Questa persona, nonostante i 20 kg, non era ancora arrivata alla sufficienza, quindi vuol dire che se non continua a mangiare in modo corretto e bilanciato, ritorna ancora a pesare 104 kg. E possiamo sapere che cosa ha mangiato? Allora, la sua alimentazione era divisa in 5/6 pasti. Poi questa donna è anche stata sottoposta al test di intolleranze alimentari, ha fatto qualche cos'altro? Lei non è stata sottoposta al test perché il suo problema era proprio di scorretto accostamento alimentare. Quindi questo è il caso semplicemente di una persona che vuole dimagrire perché non sta mangiando correttamente e pensa di mangiare correttamente. Quindi il paradosso è però, quello. Non mangiava proprio, accostava male, quindi accostare formaggio, legumi è come accostare più secondi contemporaneamente, quindi è come se stesse mangiando nello stesso pasto più secondi, più portate, quindi pensava di mangiare ma bene, invece in verità aveva un errato accostamento. La sua alimentazione è stata bilanciata introducendo una colazione abbastanza ricca, almeno il 20% delle calorie totali, quindi una colazione con il tè o il caffè, dei biscotti, fette biscottate, la marmellata oppure anche dei cereali. Una metà mattina a base magari di antiossidanti come la frutta secca, le noci, le mandorle, un pranzo a base di carboidrati, di pasta, sapete che io sono molto pro pasta, in carboidrati non bianchi, non raffinati, carboidrati come il farro, il kamut, oppure pseudocereali come l'amaranto, la quinoa, accostati sempre a un secondo piatto che poteva essere un carne oppure pesce e anche alle verdure, quindi un piatto unico. Metà pomeriggio una bella merenda con una macedonia di frutta, non era periodo, però le avrei consigliato anche una pallina di gelato al pomeriggio, adesso il periodo estivo ci potrebbe anche stare.
Alla sera una cena più blanda, quindi a base era il periodo invernale, quindi di minestrone di verdure oppure di verdure con dei legumi utilizzati come secondo piatto. E se aveva fame anche uno spuntino post serale, magari a base sempre di noci oppure di mandorle oppure ancora un frutto. Naturalmente i sei pasti non è mai riuscita a farli, perché già bilanciandolo con i cinque pasti principali era già più che sufficiente. Però lo scopo è quello di mettere in moto una macchina che è spenta, quindi cercare di buttare dentro gli alimenti ogni ora e mezza, ogni due ore, proprio per cercare di accelerare il proprio metabolismo. Più accelero il metabolismo, più perdo di peso. Questa è la consapevolezza del mangiare bene. Qui non si parla di una dieta non mangio, anzi, perché la signora mangiava molto di più rispetto a quando mi è venuta a trovare, però ha cambiato la qualità degli alimenti, l'accostamento, ma soprattutto ha cominciato a imparare a mangiare. Se tiene uno stile di vita in questo modo, dimagrisce ancora, quindi questo peso era direttamente in quindi calo. Anche senza fare movimento. Anche senza fare movimento. Perché se aveva problemi di deambulazione. Esatto. Cioè che il movimento non me lo fa assolutamente. Il movimento, chissà, se avesse fatto del movimento avrebbe perso molto di più. Esatto. Un obiettivo più. Una curiosità, qui siamo a dicembre. Sì. Molto spesso le donne fanno, cioè le donne, ma anche gli uomini, il cosiddetto yo-yo. Effetto fisarmonica, no? Esatto, esatto. È riuscita a mantenere il peso, sì, la signora? È riuscita. È arrivata sui 78-80 kg, che era il suo peso desiderabile. Poi, non ne ha più voglia di buttare giù ulteriore peso. Quindi c'è non un peso in base alle formuline di peso-altezza. Questa donna dovrebbe pesare 40 kg per le formuline, 50 kg, era il suo peso, lei si sentiva bene ai 78 kg, quindi è stato l'ultimo peso desiderabile che andava tenuto. La sto rivedendo una volta all'anno, il peso me lo sta tenendo, quindi il controllo di una volta all'anno serve solo per tenere sott'occhio, sotto controllo, l'andamento attraverso l'impedenziometria. Quindi lei ha imparato a mangiare. Ha imparato, ha cambiato il suo stile di vita, è diventato il suo stile di vita. Non devo dimagrire perché ho un obiettivo, dopodiché posso ricominciare ad aumentare di peso. Io devo dimagrire perché devo stare bene. Devo stare bene con me stessa, ma non devo avere anche l'insorgenza di altre patologie. Questa signora era a rischio cardiovascolare, era a rischio di infarti, di tumori gastrointestinali. Cioè era a rischio di patologie metaboliche serie. Quindi imparando a mangiare riesce a sviluppare meglio la sua struttura e quindi a star bene fisicamente. Ecco, una curiosità alla quale non so se lei potrà rispondere. Sì. Solitamente queste scorrettezze alimentari seguono un po' poi tutta la famiglia. Sì. Il marito era magro, era magro. Esatto. E figli ce n'erano? Figli sono magri anche loro, era solo la mamma che era leggermente cicciottella. Diciamo che il marito è stato quello che ha spronato la signora a intraprendere questo percorso. La famiglia aiuta tanto, perché se ho una famiglia di persone che ci tengono alla corretta educazione è più semplice cambiare lo stile di vita. Mi è capitato anche casi di persone dove la moglie a dieta, il marito mangiava la pizzettina davanti alla moglie, quindi quello è stato un fallimento, perché la signora non riusciva proprio a cambiare il proprio stile di vita. Quindi non deve essere una costrizione, ma deve essere un piacere. La signora sgarrava perché il sabato sera e la domenica aveva il pasto libero, quindi poteva consumare tutto quello che voleva, però nonostante i suoi sgarri aveva imparato a mangiare, aveva imparato a conoscere il suo corpo e quindi dopo lo sgarro, chiamiamolo così, sapeva come fare a rimediare allo sgarro, aveva riattivato il metabolismo e il suo stile di vita. Bene, complimenti a questa signora che allora è riuscita, sì, a raggiungere l'obiettivo e soprattutto a mantenerlo. Un'altra delle problematiche molto frequenti che sta colpendo sempre più persone, sì, ma una volta c'era da dire che erano più in là, no? Queste, sì, con gli anni, questi sintomi causati, sì, dall'allergia al nickel. Sì. Oggigiorno invece questi sintomi iniziano sempre presto, anche in età, sì, adolescenziale o addirittura nei bambini, nei alcuni bambini. Casi dei bambini. La prossima slide rappresenta una donna di 40, tra i 35 e i 40 anni, 1,60 m, 42 kg. La problematica di questa signora era: io continuo a dimagrire.
continuo a dimagrire e non mi va bene essere 42 kg, voglio almeno ad arrivare a 50 kg. Aveva già affrontato tante diete in passato, come si fa a affrontare una dieta ingrassante? Cominciamo a mangiare. Il problema è che facendo l'esame impedenziometrico vediamo subito una cosa strana. Magra, bassissimo il valore del metabolismo e anche del metabolismo basale, il massimo è 10, questa era in malnutrizione. La malnutrizione è un valore sotto i 7,5, quello era 7,8. Quindi come fa a essere questa persona magra che mangia tanto? Perché nel suo diario alimentare mangiava ogni ora, quindi un sacco anche di dolci, un sacco di carboidrati, eppure continuava a diminuire di peso. Infatti era il suo problema. E aveva un metabolismo bassissimo. Vi ricordate? Dovuto ingrassare. Ingrassare, esatto. Vi ricordate la persona di prima che aveva un metabolismo elevato e più ingrassava? Questa invece è un metabolismo di 1330 calorie, quindi bassissimo come metabolismo. Guardiamo l'angolo di fase. Il motore ha un metabolismo basso, ma un motore che è accelerato. Quindi vuol dire che questa è una magra vera, non c'entra niente quel metabolismo basso. Sono una macchina che ha una potenza, ma sto consumando degli alimenti che mi intasano il mio motore e quindi faccio del fumo, non riesco a funzionare correttamente. Infatti nel grafico, vediamo questo grafico qua, mi dice il punto di vista nutrizionale della persona. La persona è rappresentata da quel pallino. Se sono a destra dell'asse verticale, sono in malnutrizione. Dov'è quel pallino? Spostato sulla destra, quindi questa persona era malnutrita. Perché era malnutrita? Mentre se a sinistra è ipernutrizione. Se a sinistra, nel quadrante corretta. In alto a sinistra, è una corretta alimentazione. Se è in basso a sinistra, invece siamo in obesità. Infatti la slide di prima era in basso a sinistra. Sì, è vero. Se poi guardiamo la sua massa muscolare, abbiamo l'esempio poi della signora di prima che aveva 36 kg di muscolo, questa ne presenta 24,5. Quindi addirittura meno del minimo sindacale, che deve essere 30. Quindi io non potevo crearle un'alimentazione, un'iperalimentazione, andando sulle 2000, 2005, 3000 calorie, perché c'era qualcosa che probabilmente le dava fastidio, e quel qualcosa era poi il nickel. Lei è Ma come ha fatto a scoprirlo? Le avrà fatto un test? Lei era venuta da me avendo già i patch test, che è il test ufficiale per la diagnostica del nickel, quindi sono i cerotti messi sulla schiena. Cosa per che 48. Però lei fa, no? Utilizzo già quelli che vengono già fatti dalle persone. Io mi occupo più del discorso intolleranze. Quindi come patch test aveva già un'allergia al nickel, e quindi di conseguenza sono andati a togliere degli alimenti a cui la persona era intollerante, che erano molto ricchi di nickel, come per esempio il cacao, era ghiottissima di cioccolato, perché pensando com'è un metodo per ingrassare, voglio ingrassare, mangio cioccolatini da mattina a sera, quindi questa signora abusava di cioccolatini, ma il cioccolatino contiene molto nickel, forse ha un contenuto maggiore di nickel rispetto all'orecchino di bigiotteria, quindi questa si continuava a intossicare di nickel e invece di aumentare di peso continuava a diminuire di peso. Attenzione che ho dei nickel anche che aumentano di peso, quindi questo è il caso opposto, estremo. Dopo aver seguito quindi un'alimentazione nickel free, la prossima slide, eccola qua, il pallino si è spostato sulla sinistra, quindi dalla malnutrizione che era in alto a destra ha cominciato ad andare a sinistra. Se poi guardiamo la quantità di muscolatura, da 24 kg è aumentata a 26,4, quindi vuol dire che è aumentata di muscolo, infatti dai 42 kg ha messo su, è arrivata a 45 kg. E se guardiamo il metabolismo e le qualità dell'alimentazione, da una malnutrizione di 7,5 è arrivata a 8,3 e il metabolismo da 1330 è andato a 1360. Quindi vuol dire che ha cominciato a riattivare, è successo qualcosa nel suo corpo. Un'alimentazione
normalissima. Questa signora per ingrassare non doveva più mangiare 3000 calorie, ma aveva un'alimentazione di 1400-1500. Quindi paradossalmente un'alimentazione bassa come calorie. Infatti il marito era stupito, all'inizio diceva: ma è sicura che con così poche calorie mia moglie riesca a ingrassare? Sì, perché non è questione di calorie, è questione di qualità di alimentazione. Quindi cambiando gli alimenti che avevano un alto contenuto di nickel con quelli che ne avevano di meno o quelli che non ne avevano assolutamente, ha cominciato. Sì, che una dieta nickel free è davvero difficile. È molto difficile, perché noi cerchiamo di eliminare il più possibile gli alimenti che contengono nickel, però con l'agricoltura, con i pesticidi, con l'allevamento, tutto contiene del nickel. Questa signora l'ho vista nel 2012, l'ho rivista recentemente, mi ha detto che mangia pomodori e non le creano problemi. Quindi nel giro di 3 anni è riuscita a disintossicarsi così tanto dal nickel che qualche sgarro col pomodoro, che sappiamo che è ricchissimo di nickel, è riuscita a farli. Ora pesa sui 50 kg, è il suo peso ideale, quindi è contentissima. Ovviamente sa che se abusa di alimenti che contengono nickel, ricomincia a intossicarsi e quindi comincia a perdere di peso. E quindi quando arriva a quel punto in cui perde peso, comincia a riprendere in mano un'alimentazione nickel free per quanto 2 o 3 settimane, e poi ricomincia a rimangiare, a riassumere tutti gli alimenti nell'alimentazione. Quindi questi casi sono davvero emblematici, perché si capisce quanto ogni individuo sia complesso ed unico, no? Sì, esatto. E quindi esatto. Ognuno di noi ha bisogno di una propria alimentazione specifica. Forse finché siamo giovani, se siamo fortunati, sì, ad avere un buon DNA, ad avere un buon patrimonio genetico, non abbiamo problemi, no? Sì. Però in realtà con il passare degli anni, certo, le problematiche si fanno vedere. Forse avere una coscienza, esatto, sul nostro motore, su, certo, come funziona, sarebbe un po' fondamentale per tutti. Diciamo che queste allergie sono subdole. Facevo prima l'esempio di una signora allergica al nickel, afona. Afona da un anno, ma non aveva dei problemi dal punto di vista delle corde vocali oppure dal punto di vista respiratorio, quindi nessuno le ha mai trovato una problematica fisica. Scoprendo che era allergica al nickel, nel giro di 2 settimane ha cominciato a parlare, ha riacquistato la voce. Io l'ho vista dopo 2 settimane, non l'ho riconosciuta perché parlava, quindi la prima volta che l'ho vista era afona. Quindi lei non aveva problematiche di peso, di troppa magrezza, di aumento di peso o quant'altro. Il suo problema era soprattutto il problema della voce, e lì era il problema del nickel. Ecco perché sono subdole, perché vanno a toccare il nostro tallone d'Achille, la parte dove siamo più delicati, e la maggior parte di noi è più delicato in un discorso di peso oppure di apparato gastrointestinale. È vero. Passiamo a quella del bambino. Esatto. L'ultimo caso, vi ho portato un bambino fresco fresco, 6 marzo 2015, quindi è proprio fresco fresco. Questo bambino ha 10 anni, è alto 1,32 m e pesa 36 kg. Non so se avete presente come sono le altezze, è alto 1,32 m e pesa... Sarà un po' cicciotto. È un po' cicciottello, c'ha una bella pancetta. Infatti la mamma è preoccupata perché continua ad aumentare di peso e non aumenta in altezza. Nei bambini non si può parlare di dieta assolutamente, non possiamo traumatizzarli sulla dieta, sul non mangiare, ma dobbiamo capire perché sta aumentando di peso e non mi sta aumentando in altezza. Se guardiamo l'impedenziometro, che cosa notiamo? Guardate il pallino. È in iperalimentazione, no? No, è vicino però all'asse, sta andando dalla parte a destra. Quindi questo bambino, sì, mangia delle sporcacciate, quindi potrebbe essere un'iperalimentazione, ma è malnutrito. Infatti, se guardiamo la qualità alimentare, il massimo è 15, lui mangia per 9,3. Quindi sta accostando male. O sua mamma gli sta riducendo talmente tanto le quantità perché lo vuole magro, o mangia di nascosto, oppure, come in questo caso, lui sta mangiando il suo tono, si sta mangiando il suo tono muscolare e sta diminuendo il suo metabolismo. 1219. Non mi può un bambino bruciare 1200 calorie, quando un bambino di 10 anni dovrebbe bruciare più di 2000 calorie. Quindi la mamma lo sta rallentando, non gli sta dando l'occorrente per crescere. Quindi il mio corpo non può sprecare calorie nel farlo crescere, ma
accumula massa grassa e quindi lui continua ad aumentare di peso e non aumenta di altezza. Quindi qua la sua alimentazione in effetti era molto povera, aveva una colazione molto scarna, latte con dei biscotti pieni di zuccheri, metà mattina a scuola una schiacciatina, altri zuccheri, a pranzo solo un secondo con le verdure, a metà pomeriggio una macedonia di frutta ma neanche consumata perché non è amante della frutta, e a cena un secondo con le verdure. E il carboidrato? Il pane? La pasta? I cereali? Le uova? Dove li mettiamo? Il pesce? Cioè la mamma aveva visto che il bambino continuava a aumentare di peso, quindi non gli dava da mangiare, quindi lo stava portando in una situazione di malnutrizione. Infatti quando è venuto da me continuava a sbadigliare, continuava a essere stanco, continuava a essere fiacco, proprio perché non stava mangiando correttamente. I bambini devono mangiare almeno 2000 calorie al giorno e non è un paradosso, perché i bambini devono crescere. Il bambino mi può aumentare anche di peso, però l'importante è che mi aumenti di altezza. Quindi se questo mi ritorna 36 kg, 1 metro e 35, è già dimagrito, perché vuol dire che non ha messo su grasso, ma ha aumentato il suo tono muscolare che le ha permesso proprio di crescere. Infatti come tono muscolare è molto scarso, siamo sui 19,8 kg di muscolo, almeno riuscire ad arrivare per un bambino sui 25 kg. Quindi è anche un bambino sportivo questo, che fa un sacco di sport. Ah, quindi è un paradosso. Esatto, questo, esatto. Contraddittorio. Esatto. Questo pensavo che sicuramente, dentro di me pensavo sicuramente non farà attività sportiva. Questo è uno sportivo che fa almeno 3 giorni di sport, nuoto e ginnastica a scuola, quindi a livello intensivo. La mamma vedeva che aumentava, quindi lui cercava di fargli fare più sport possibile e togliergli le calorie. Quindi il paradosso è un po' come il paradosso della prima signora: non mangia e ingrassa. Quindi siamo di fronte a persone che non stanno ipermangiando, quindi anche il bambino può essere al pari della signora stessa. Ci sono anche bambini che ipermangiano, ma la maggior parte dei bambini che vedo che sono in sovrappeso sono bambini malnutriti, perché non stanno mangiando correttamente e non stanno introducendo tutto il loro fabbisogno. Quindi sono delle piccole supercar senza benzina che non andranno mai, e quindi invece che aumentare, che avere più sprint, ritornano indietro. Quindi questo bambino l'ha già rivisto? O? Non l'ho ancora rivisto. Comunque si è sentito con la mamma? La mamma è molto contenta perché lui ha più vitalità e quindi è anche molto più attivo. I bambini sono anche più bravi, quindi se a loro si spiegano queste cose, loro comprendono e sanno gli alimenti giusti e gli alimenti sbagliati. Quindi come gli ha cambiato l'alimentazione? Ho cominciato a bilanciargli meglio la colazione, togliendo quei biscotti super calorici. Una colazione a base non tanto di fette biscottate, perché i bambini non te li mangiano, magari dei cereali, i cereali i più blandi possibili, quelli non addensati con degli zuccheri aggiunti. Un metà mattina, piuttosto che portarsi la schiacciatina, magari andare sulla frutta secca, oppure un mix frutta secca frutta disidratata, molto buono il cocco, il pomelo, l'uvetta disidratata, insieme magari a delle noci e delle mandorle. Quindi fare proprio delle monodosi da 30-40 grammi, dove loro possono portarli a scuola e mangiarli. Non dategli dei frutti a scuola, perché il bambino si vergogna, non ve li mangia. La frutta sarebbe l'idea migliore per uno spuntino, ma il bambino non la mangia perché si vergogna. Un pranzo a base di un primo piatto condito con le verdure, più un secondo e un contorno e un piccolo panino. Una merenda a base di una macedonia di frutta con la pallina di gelato, qua ci stava bene, che può essere anche al cacao, tanto è una pallina, è una gratificazione. E una cena a base ancora di un secondo con le verdure con un piccolo pezzo di panino. Quando parlo di primo piatto, a 10 anni si parla di 40 grammi di pasta, non di 80 grammi o un etto come qualche genitore tende a dare. Non la fondina piena. Esatto, anche perché i bambini sì, devono crescere, ma non è che mi devono aumentare o devono ingozzarsi. Quindi questo bambino lo aspetterò con pancia più piatta, molto più sgonfio e quei 3 centimetri in più, magari tenendo anche il peso.
tenendo il peso e magari cambiato il rapporto quello massa magra, massa grassa. Certo. Quindi l'impedenziometro mi serve perché solo dal peso all'altezza non si può capire com'è una persona. Non serve più solo sapere il peso all'altezza. Devo capire se è in iperalimentazione, allora si tolgono calorie, oppure se è in malnutrizione, quindi si ribilancia al meglio l'alimentazione. Oppure abbiamo delle allergie o intolleranze, come abbiamo visto prima. E poi la caloria di per sé è un valore molto esatto, povero, no? Perché una mela ha le stesse calorie di un cucchiaino. Bisogna di una famosa il potenziale esatto, energetico, cosa c'è la dentro? Qualità esatto, esatto, dell'alimento. Esatto. Quindi, perché se dovessi mangiare 100 calorie di zucchero o 100 calorie di un frutto cambia, la differenza c'è. Esatto. Quindi abbiamo capito che ogni persona deve avere la propria corretta alimentazione. Esatto, esatto, a sé stante. Ah beh, ma gliela potevo anche lasciare la Viro, non è... Quindi concludendo, dottoressa, i risultati si possono avere, abbiamo visto il caso estremo della signora, sì, anche la perdita di 20 sì, kg sì, in 3 mesi si possono certo, avere, cioè se si introduce la se marcia giusta certo, e si intraprende la via corretta, la i risultati peso, sono... Cioè... immediati, esatto, quasi immediati, esatto, non serve sì, aspettare del tempo. E... No, di solito dico a tutti, diamoci un mese di tempo, in un mese rifacciamo lo strumento, vediamo come è variata la situazione, già in un mese capiamo se siamo sulla strada giusta, se non vediamo dei risultati probabilmente c'è ancora qualcosa che non abbiamo indagato che si va a indagare, però già con un primo screening riusciamo a capire come affrontare, come creare questo stile di vita, questa alimentazione. Quindi dimagrire si può, star bene si può, è una questione di testa e bisogna capire qual è la strada giusta. È vero. Bene, è stata davvero chiara nella spiegazione di oggi. Io intanto la ringrazio. Grazie a voi. Perché adesso ci dobbiamo lasciare per qualche minuto perché abbiamo la pausa pubblicitaria. Tra le altre cose non abbiamo detto che poi si indaga su diversi test che si possono fare, no? Certo. Se si hanno le intolleranze. Certo, allergie. Cioè lei fa anche i test su alcuni geni del DNA. Vai. Certo, celiachia, lattosio, quindi andare a vedere proprio come comporre giusta l'alimentazione, perché se io sono celiaco e mangio frumento da mattina a sera non dimagrirò mai, oppure continuo a perdere peso, quindi va sondata bene, indagata bene la strada. Baila, let me see you dance, baby. See you dance, baby.